Ricordo che questo programma è stato offerto da Ferrovie del Gargano, Cinzia Olearia, Gruppo Saccia, Hamburgeria Gourmet, Carni Affini Gourmet. Buona visione! Nicola Spanizza, allenatore della cestistica San Severo, ma che ci fai qua? Ecco, noi siamo qui a fare un progetto basket, Paraspicchi si chiama, con i ragazzi del centro L'Ancora, cercando di portare qui lo sport che noi amiamo, che è la pallacanestro, e allo stesso tempo dentro il gioco cerchiamo di dare delle armi ai ragazzi che possano, degli strumenti più che armi, no? Che possano aiutarli nelle loro difficoltà magari nella vita quotidiana. È un progetto che va avanti da 3 anni. Sì, il primo anno abbiamo fatto tantissima, il progetto era molto puntato sull'integrazione, abbiamo fatto integrazione con le scuole elementari, l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa ma con le scuole medie e quest'anno ci stiamo dedicando un pochettino di più a cercare in loro l'autonomia. Quanto può fare lo sport proprio per l'integrazione? Lo sport fa tantissimo per l'integrazione, soprattutto lo sport di squadra. Dopo la pallacanestro è un gioco molto dinamico dove ci si deve aiutare in continuità e si deve collaborare in continuità e questo sicuramente è un fattore determinante perché aiuta moltissimo i ragazzi a cercare di prendere decisioni insieme nel miglior tempo possibile. Ovviamente non è la pallacanestro giocata a livello agonistico, però cerchiamo di far sì che loro possano dare il meglio di loro in ogni situazione che li ricreiamo. Prima mi hai raccontato che quando hai cercato di introdurre il concetto che si dovesse, tra virgolette, rubare la palla all'avversario, hai trovato proprio delle pazze spaventate, certo. Perché il concetto di rubare è inammissibile per loro, perché dopo loro hanno una purezza dentro, una trasparenza che è veramente è bellissima, no? Allora cercare di far capire loro cosa è l'agonismo sportivo, no? e cosa è rubare nella vita reale, ovviamente ci vuole un pochettino di tempo, però dopo che loro capiscono è sempre un gioco, allora ci si diverte ed è molto molto più semplice anche entrare nelle dinamiche della competitività sana. Loro ti insegnano qualcosa che tu magari poi sotto altre forme porti nella tua squadra, se è vero? Uff, tantissimo, loro... Guarda, io, e questo è un mondo veramente a sé, molto particolare. Io amo veramente stare con loro, mi emozionano tantissimo. Dal punto di vista emotivo lasciano tanto sui valori, però lasciano veramente un'infinità di insegnamenti. Bravissimi, scusate. Vabbè, devo venire a lezione perché sono fantastici. Tu hai detto che ci vogliono 15-20 minuti per voi, ma io ci metto 15-20 anni. Perché è molto il foro è molto piccolo. Sì. Proviamo con una pietra un po' più grande. Più grande? Sì. Rocco, tu a che punto sei? Come sei messo? Carmela, come sei messa? Rocco ha finito!
colpa del filo se non entrano le perle e non è colpa mia. No, perché... ecco. Lui è fino a testardo, ci riesce fino alla fine. Grazie. Guarda. Riesce a infilare per bene i miei muscoli. E adesso che colore scegli? Bellissimo! Brava Mariella! Liliana, Mariella e Anna, le tre grazie! Siete le tre educatrici, i tre punti di riferimento dell'Ancora. Io prima ho chiamato questo posto meraviglioso associazione. In realtà non è corretto, perché l'Ancora è un centro polivalente, non è un'associazione. Liliana, tu sei una veterana, perché sei qui dall'inizio. Sì. Mariella, sì. Che disabilità ospita e abbraccia questo centro? Ci sono vari tipi di disabilità, infatti per ogni tipo di disabilità abbiamo programmato con le educatrici un piano educativo individualizzato. Innanzitutto ci sono diversi tipi di laboratori, lavoriamo soprattutto sull'autonomia personale e il rafforzamento delle abilità oculomanuali, come diceva Liliana prima, rafforzamento dell'autostima e si lavora soprattutto sull'integrazione sociale di questi ragazzi. Liliana, quello che ho notato è una grande apertura di tutti i ragazzi verso l'esterno, una grande curiosità, non sì, c'è paura. Forse questo è stato uno dei primi obiettivi proprio che ci siamo fissati, cioè integrarci nella società, nel sociale. Abbiamo fatto di tutto proprio per dire noi ci siamo, noi abbiamo dei nostri valori, abbiamo il nostro riconoscimento, noi ci siamo e ci sappiamo fare, cioè proprio nel vero senso della parola, nel senso il nostro operato, il nostro piccolo dà grandi risultati. Però Mariella, il vostro fiore all'occhiello, quello per cui siete famosi sul territorio, è il laboratorio? Sì, il laboratorio design. Creano i ragazzi dei gioielli, ma belli? Sì. Sì, loro sono bravissimi, veramente. Diciamo che il nostro punto di forza è, tra virgolette, la nostra specialità. Diciamo che visto dall'esterno può sembrare semplice realizzare un accessorio, invece dietro c'è tutto un lavoro fatto da questi ragazzi. Sono un po' come un'equipe, ognuno di loro ha un suo ruolo. Io dico sempre che cioè in ogni articolo c'è del loro. Anna, sì. C'è un altro laboratorio però che riscuote un successo clamoroso tra i ragazzi e non solo, anche tra i visitatori e gli avventori, che è il laboratorio di cucina. Sì, sono 3 anni che abbiamo questo laboratorio che abbiamo chiamato laboratorio Crea Cucina, dove i ragazzi una volta a settimana si divertono insieme a noi operatori a cuocere, insomma dar vita a delle pietanze. A fine diciamo cottura i ragazzi mangiano questi tutti assieme come merenda e alla fine è molto importante che l'aspetto dell'autonomia, perché ognuno lava proprio le pentole e tutti gli accessori che hanno utilizzato. Liliana, tu che sei qui veramente da anni, da quando è nato questo centro, sei soddisfatta? Che bello! Allora, diciamo che per me è una mia seconda casa, cioè nel senso, ma credo un po' per tutti, sì, nel senso la sentiamo molto nostra. E credo che questo valore importante proprio di casa, di accudimento, di cura, è stato trasmesso anche ai ragazzi. Forse perché comunque li lasciamo liberi di fare, di agire, quindi loro qui si sentono a casa loro. È come stare un po' proprio nel proprio nido, a casa propria, quindi per noi è così, è la nostra seconda casa. Posso tornare qua? Sì! C'è un palazzo! Grazie ragazzi! Dall'associazione L'Ancora di Lesina è tutto, ragazzi, ci siamo divertiti!